sfida europea. È un tema che noi dobbiamo mettere. È stato un estratto del discorso al Lingotto di Matteo Renzi ad Arabio al primo appuntamento pubblico organizzato dal comitato promotore Arezzo per Matteo Renzi, a sostegno della mozione dell'ex premier al congresso del Partito Democratico per l'elezione del segretario e dell'Assemblea nazionale. L'iniziativa si è svolta alla Casa delle Culture. Una iniziativa formale, ma che ci dà l'inizio dello spunto di alcune giornate molto importanti. Prima ci saranno le elezioni, diciamo, che riguarderanno gli iscritti al PD, e poi una lunga cavalcata di un mese verso la data del 30 aprile. Dopo questa iniziativa ne seguiranno altre con big anche a livello nazionale. Porterete ad Arezzo? Chiaramente l'auspicio sarebbe quello di portare Matteo, è qualche anno che manca nella nostra città, ma penso che probabilmente verrà lui, ma verrà anche Martino. Arezzo è ancora renziana, può essere ancora renziana? Penso che Arezzo è stata renziana e lo sarà ancora. Ospite d'eccezione della serata l'onorevole Andrea Manciulli, ex segretario regionale del PD toscano, dal maggio 2014 presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO. E sono contento di essere qui per sostenere Matteo Renzi e la sfida di combattere il populismo, perché poi alla fine, secondo me, il cuore della questione è che questi anni di governo, che secondo me abbiamo interpretato bene, non meritano di finire, e soprattutto il nostro partito, che in questi anni ha cercato anche di combattere questa avanzata del populismo dilagante, quindi mi sento anche in dovere, diciamo, di sostenere questa mozione, di sostenere una prospettiva di PD di governo. Io non penso che il PD non debba tornare indietro, debba andare avanti, anzi, se qualche errore c'è stato è che abbiamo commesso degli errori che ci hanno rallentato. Dobbiamo invece riformare questo paese, averne il coraggio di presentarsi di fronte ai cittadini e soprattutto di riaffermare il valore della politica, che si afferma con il progetto di centrosinistra. Io non credo a un PD che torna più a sinistra, credo a un PD che ha il coraggio di affrontare la sfida del governo del paese come ha fatto, e provando a farlo meglio. Il congresso serve anche per questo.